Sono soddisfatto sia per me stesso che per la squadra che ha dato comunque una risposta al brutto risultato di domenica. E ora pensiamo a Latina. Alla prima volta da titolare, Andrea Di Grazia ha risposto presente alla chiamata del Foggia. L'attaccante esterno, arrivato dal Pescara dopo una lunga estate di corteggiamento, ha firmato la rete del vantaggio nel 2-0 di Coppa al Messina, partita che mister Zeman promuove per la reazione mostrata dai suoi dopo il KO in campionato contro la Turris. Beh, dopo la sconfitta si voleva vincere, è vero che Messina si è presentato con una squadra molto giovane che non gioca in campionato o ne giocano pochi. Ne abbiamo approfittato, penso, potevamo fare qualche cosa di più. Penso che dietro di Pasquale ha fatto bene, lo stesso posso dire di Pinarizzo che finché non cominciava a zoppicare, ha fatto il suo. 25 anni sulla carta d'identità, oltre 100 partite tra i pro nel curriculum di Grazia. Non ha avuto dubbi quando ha ricevuto la chiamata del Foggia di Zeman. Quando mi è arrivata la chiamata di Foggia, non ho esitato. E quando sono arrivato, i compagni mi hanno, diciamo, subito accolto in una maniera bellissima, perché mi hanno fatto sentire subito a casa. E mister comunque fa anche il suo, ma anche la squadra, tutto. Secondo me ci possiamo divertire quest'anno. Tre vittorie, un pareggio, un KO. Questo è il bilancio rosso-nero sin qui tra Coppa e campionato. Nella sfida al Messina, Zeman ha testato anche giocatori sin qui raramente titolari come Volpe, Di Pasquale e Rizzo Pinna. Il risultato? Ci stiamo avvicinando, ripeto, riferendomi al primo tempo. Penso che qualche cosa di positivo c'era, distanza c'era. Poi le giocate, non sempre, ma non so se per problemi tecnici o problemi tattici. Prossima tappa in campionato, Latina, dove il Foggia si presenterà con alcune certezze, tra queste il 4-3-3 sulla lavagna tattica e l'intenzione di fare sempre la partita. Questo è calcio. Io ci chiedo di fare calcio e ogni tanto ci riesce, ogni tanto no, ma ci dobbiamo applicare su quello che si deve fare.